Mi chiamo Maria Bronzi, mi conoscono tutti come Mimma. All'epoca dei fatti delle bombe avevo 26 anni e lavoravo in ospedale come infermiera professionale. Lavoravo in pronto soccorso e contemporaneamente seguivo il corso per caposala. Infatti, di lì a pochi anni sarei diventata la caposala del pronto soccorso e ci sono rimasta per parecchio. Io non ho dei ricordi precisi rispetto agli eventi che interessavano anche l'ospedale, ma ho il ricordo della sensazione che questi fatti provocavano. Eravamo tutti molto in allerta e al tempo stesso angosciati. Io avevo un figlio che all'epoca, ho un figlio che all'epoca aveva 4 anni e quindi il pensiero costante era per lui. Per lui, per gli altri familiari, però ovviamente per lui. E come me, tutti quelli che lavoravano in pronto soccorso avevano uno, chi due, chi più grandi, chi più piccoli, però il riferimento era sempre la preoccupazione per i figli. E poi anche un altro tipo di sensazione, il fermento che si era creato proprio anche all'interno del reparto riguardo a quelle che chiamavano le ronde. So che alcuni degli infermieri e almeno un medico facevano parte di questo gruppo che si era reso disponibile a vigilare nei quartieri dove abitavano per vigilare, appunto. Sono stata coinvolta diciamo, in prima persona. La sera in cui è scoppiata la bomba in via Giacchero, direi casualmente, perché come ho detto prima, stavo facendo la scuola per caposala, il corso per caposala, e al termine delle lezioni sono scesa in pronto soccorso per andare a vedere com'era e lì mi sono trovata, hanno comunicato che c'era questa. Io non ricordo di aver sentito il boato, no, questo non lo ricordo, però ero lì quando è arrivata la ferita. E mi sono andata a cambiare di corsa perché gli spogliatoi erano lì vicino e quindi ho fatto in fretta e poi niente, si è fatto quello che si doveva fare come sempre. Ecco. Però ripeto, quello che io ricordo più vividamente è proprio questa sensazione di tragedia che ti può piombare addosso da un momento all'altro. E io, come tutti gli altri, naturalmente, che facevano il mio lavoro, i medici, gli infermieri, i colleghi, eravamo da una parte coinvolti come operatori, quindi si cercava anche di pensare, ma se dovesse succedere abbiamo qui là su e giù, ecco, a quello e al tempo stesso questa costante preoccupazione per le famiglie. Io abitavo ad Albissola, all'epoca Albissola Superiore, quindi lì non c'era una cosa del genere, ma dico la verità, anche se ci fosse stato non avrei partecipato, anche perché diciamo che ci eravamo resi reperibili in ogni momento in caso di necessità e quindi non c'era niente di scritto, come quando succedevano i grossi problemi, quello della galleria, quando c'è stato quel camion che c'erano stati tanti feriti e anche un bambino morto. Non c'era bisogno di chiamare, si arrivava. Come c'era sentore della cosa, si arrivava. E quindi, almeno questo era quello che io constatavo. Ecco. Qualcuno l'ha fatto, non chiedetemi chi erano perché non lo ricordo. Però so che qualcuno l'ha fatto, di infermieri e medici. E
Ma io no, perché, ripeto, preferivo restare disponibile per eventualmente andare a dare una mano in pronto soccorso, se fosse stato necessario. C'ero casualmente, perché finita la lezione sono scesa tra l'altro, non so se vi ricordate, c'era l'ingresso del pronto soccorso, giù e lì si potevano parcheggiare le macchine. Io avevo parcheggiata lì e quindi andavo anche per quello. Poi mi sono fermata quei, non lo so, diciamo 10 minuti, un quarto d'ora a parlare, eccetera, e poi mi sono fermata di più, ecco. So che era pomeriggio inoltrato. E quindi di turno c'erano i due medici che all'epoca facevano turni di 3 ore. C'erano il dottor Scotto e il dottor Varaldo. E poi gli infermieri, non ricordo esattamente chi fossero. Entrambi purtroppo non ci sono neanche più. Però eravamo una bella squadra. Eravamo una bella squadra. Cominciava a nascere un pochettino quello che è diventato il pronto soccorso di oggi. E quindi si lavorava bene, ecco. Non ho ricordi visivi della situazione, ma mi è rimasta addosso questa sensazione di pericolo incombente in ogni momento, ecco. E allora si era tutti molto in allerta. Come una cosa assolutamente inaspettata, perché da quello che posso sapere, ricordare, forse nessuno si aspettava che una cosa del genere potesse capitare a Savona, città di provincia, con tutti i pro e i contro di essere città di provincia. Però credo che molti come me siano rimasti sorpresi da quello che stava succedendo. E quindi ancora più increduli forse di essere capitati in un momento storico di quella portata, ecco. Forse perché una volta, tra virgolette, risolto, si è cercato di dimenticare proprio. Forse è stata un'operazione di pulizia, di ricordi anche un po' in un periodo molto, molto intenso comunque, perché è durato parecchio anche, non è che si è risolto, se non ricordo male, nel giro di pochi giorni. Il periodo è durato mesi e quindi credo, poi perché non sia stata tramandata la memoria di questo anche a livello scolastico, non lo so. Non saprei dare una risposta. Io ripeto, personalmente penso che sia stato proprio un gesto come, se posso fare un paragone con questo momento particolare, si cerca di allontanare un po' i ricordi meno belli, si ricordano, però si cerca di non farne più parte della nostra vita, per alleggerirci un pochino, ecco. Perché forse c'era voglia di normalità, di non vivere come stiamo vivendo adesso sotto una spada di Damocle sempre puntata sulla testa, insomma. In casa era un continuo state attenti, mi raccomando, non andate qua, non andate là. Noi eravamo in 7 fratelli, 5 maschi, 2 femmine, e quindi mamma e papà ovviamente erano preoccupati della nostra incolumità, ecco, però io lavoravo, altri studiavano, quindi e anche altri due lavoravano, però si viveva, si faceva la vita normale con da parte dei genitori molta attenzione, e io lavoravo in un posto dove comunque se succedeva qualcosa di brutto arrivavano lì, e quindi nei miei confronti le raccomandazioni erano ancora più forti, anche perché c'era mio figlio, e quindi le raccomandazioni dei genitori erano rivolte non soltanto a me, ma anche per mio figlio. E in generale anche loro, che avevano vissuto tutta la guerra, tutto il periodo più brutto,
erano veramente angosciati loro perché non capivano il ritorno a questa situazione di paura, di allerta continua, come quando c'erano le bombe, eccetera, eccetera. Ecco. L'unico con il quale abbiamo avuto modo di parlare di questi fatti, il primo che faceva il magazziniere in ospedale, De Lucis, Fulvio, perché era lì, ecco. Poi sapevo che era un militante politico, eccetera, eccetera, però io rifuggivo un pochino personalmente dal discorso politico. Non ho mai avuto tessere né di partiti né di sindacati, quindi proprio ero completamente estranea al discorso politico. Sapevo che lui lo era, con tutto il rispetto che ci vuole per questo. L'unico con il quale penso di averne parlato sotto questo aspetto è stato Fulvio. E poi naturalmente se ne parlava in reparto, per forza, perché comunque in reparto era un po', come ho detto prima, quella spada di Damocle che sentivamo addosso tutti e quindi se ne parlava soltanto riguardo a quello, non per prendere in considerazione perché succedevano queste cose, ma gli effetti che avrebbe potuto avere, come è successo poi l'esplosione di una bomba in un posto, in una città come Savona, ecco.